Benvenuti in un nuovo video. Questa è la prima monografia sui personaggi leggendari del Silmarillion. Prima di iniziare, vi invito ad iscrivervi al canale e mettere like al video. Vi ringrazio in anticipo e vi auguro buona visione. Feanor, chiamato anche Curufinwë, fu un elfo della stirpe dei Noldor, che visse durante gli anni degli alberi, tra Aman e il Beleriand. Unico figlio nato dall'unione tra Finwë, re supremo dei Noldor, e la sua prima moglie Miriel Serinde. Fu un abile artigiano e guerriero, ed è ricordato per la creazione dei Silmaril e dei Sette Palantir. Fu inoltre l'ideatore della scrittura Tengwar, elaborata a partire dal lavoro di Rumil. È indubbiamente considerato il più grande di tutti gli Eldar, nelle arti e nella tradizione, ma anche il più orgoglioso e il più caparbio. Fu lui ad affibbiare a Melkor il nome di Morgoth, dopo che questi uccise il padre Finwë e rubò i Silmaril, per poi pronunciare il suo terribile giuramento, che tanta parte avrebbe avuto nella storia successiva. Convinse i Noldor a lasciare Valinor in quella che viene ricordata come la fuga dei Noldor, e fu il responsabile del fratricidio di Alqualondë. Ferito a morte da Gothmog durante la Dagor Nuin Gilead, prima di esalare l'ultimo respiro, fece promettere ai suoi figli di ottemperare al giuramento, per poi morire. Ora Feanor si trova nelle aule di Mandos, ma è detto che quando la Dagor Dagorath avrà termine, egli ritornerà e, pentitosi delle sue azioni, consegnerà a Yavanna i Silmaril ormai recuperati, affinché la Vala li utilizzi per ridare nuova vita agli alberi di Valinor. Feanor, nelle cronache, viene descritto come il più possente degli Eldar. In lui, gli aspetti della stirpe dei Noldor erano esaltati al massimo. Era alto, forte, dai capelli neri e corvini, oltre ad essere un potentissimo guerriero e il più abile artigiano della propria razza. Aveva tuttavia un carattere estremamente impetuoso e orgoglioso, cosa che a causa della sua arroganza lo portò ad inimicarsi sia i Valar, a causa del turbamento che diffondeva nella pace di Valinor con le sue azioni, che Morgoth, in quanto il Valar ribelle, provava estrema invidia verso di lui. Come già detto, Feanor nacque dall'unione tra il re supremo dei Noldor, Finwë, e sua moglie Miriel, nel 1169 della prima era. Dal padre ricevette il nome di Curufinwë, mentre dalla madre fu detto Feanaro, ossia spirito di fuoco. E con quest'ultimo nome sarebbe poi stato conosciuto dai posteri. Egli, quando ancora era nel grembo, consumò molta dell'energia vitale della madre, sia nello spirito, sia nel corpo. E quando finalmente nacque, ella bramò di essere sgravata dalla fatica di vivere, tanto che si rivolse al marito. «Mai più partorirò un figlio, che la forza che avrebbe potuto nutrire la vita di molti è tutta fluita in Feanor». Finwë se ne dispiacque molto, poiché i Noldor erano un popolo giovane ed egli avrebbe voluto avere molti figli. Vedendo che la moglie si struggeva e continuava a deperire, Finwë si rivolse dunque a Manwë, il quale consigliò di mandare la sua sposa nei giardini di Lorien e affidarla alle cure delle ancelle di Irmo. Inizialmente riluttante, in quanto gli sembrava ingiusto separare un figlio dalla madre, alla fine Finwë
si fece convincere dalla stessa moglie, con la promessa che si sarebbero presto rivisti. Così, però, non accadde. Infatti, come Miriel giunse nei giardini di Lorien, ella si distese per dormire, ma il suo spirito lasciò volontariamente il suo corpo, che rimase intatto nei giardini di Lorien. Negli anni successivi, Finwë si recò spesso a Lorien e per lunghe ore rimaneva a vegliare il corpo della sposa, chiamandola per nome. Dopo un po' non si recò più, ma rimase comunque ammantato da profonda tristezza. Preoccupati, i suoi amici e i Valar gli suggerirono di risposarsi e Finwë contrasse dunque un matrimonio con Indis della casa di Ingwë. Da questa unione 4 figli, Fingolfin, Finarfin, Findis e Irime, e Finwë tornò ad essere felice. Feanor, tuttavia, non amò mai la sua matrigna Indis e così visse separato da lei e dai suoi fratellastri. Una volta raggiunta la maturità, il giovane principe continuò a girare in lungo e in largo la terra di Aman, alla ricerca di nuovi materiali per i propri lavori di metallurgia. Si stabilì poi come apprendista presso il grande fabbro Matan, del quale sposò la figlia Nerdanel, che gli diede 7 figli: Maedros, Maglor, Celegorm, Carantir, Curufin, Amrod e Amras. Una volta preso tutto ciò che poteva dal suocero e da Aule, Feanor si mise a lavorare per proprio conto e con il suo lavoro produsse alcune tra le più belle opere mai create. Non limitandosi tuttavia solo ai lavori di metallurgia, componendo anche un nuovo alfabeto per il Quenya e creando stupendi gioielli. Giunto alla pienezza del proprio vigore, Feanor catturò la luce dei 2 alberi di Valinor per creare i 3 Silmaril, detti anche grandi gemme. Egli iniziò a considerare i Silmaril come la sua opera più preziosa e divenne sempre più sospettoso che i Valar e altri Eldar li bramassero. Questo era generalmente falso. I Valar, infatti, non li bramavano assolutamente e anzi, alcuni di essi credevano che sarebbe stato più sicuro distruggerli. Feanor alternò momenti in cui mostrava orgogliosamente i gioielli ed altri in cui li custodiva geloso e non permetteva a nessuno di vederli, eccetto la propria famiglia. Quando Melkor venne liberato dalla prigionia, cominciò a passare molto tempo insieme a Feanor e ai Noldor, cercando di farsi gli amici e dando loro consigli su come fabbricare oggetti magnifici, tra cui i Palantir, benché in realtà mirasse a corromperli. Tuttavia Feanor, orgoglioso com'era, non concesse la propria amicizia a Melkor, anche se, come altri Noldor, cominciò a prestare orecchio alle sue menzogne su una presunta invidia dei Valar nei loro confronti. I Noldor, sobillati sempre dal Valar ribelle, cominciarono a forgiare delle armi e delle corazze, prendendo l'abitudine di girare armati. In seguito alle menzogne di Melkor, il quale insinuava che il fratello minore volesse provare a privarlo della sua primogenitura, Feanor arrivò a minacciare con la spada il fratello Fingolfin, del quale era sempre stato geloso, davanti alla reggia di suo padre. Convocato davanti ai Valar per rispondere delle sue azioni, Feanor espose le sue ragioni e alle potenze fu chiaro che ciò che era accaduto era colpa delle menzogne di Melkor. Tanto che Tulkas si precipitò fuori dal cerchio del destino per mettere le mani addosso al Valar ribelle. Nonostante le azioni di Feanor non fossero state interamente sua responsabilità e Fingolfin decise di non provare rancore verso il fratello,
Mandos, tuttavia, disse che comunque non poteva essere esentato dalle sue colpe. E per questo Feanor fu esiliato da Tirion, la città dei Noldor, e condannato a restarvene lontano per 12 anni degli alberi, prima di farvi ritorno. Così, insieme ai figli e ad alcuni seguaci, Feanor si recò nel nord di Aman, dove costruì l'imponente fortezza di Formenos, all'interno della quale custodire i suoi tesori, tra i quali vi erano certamente i Silmaril. Anche Finwë, che comunque continuava ad amare disperatamente il figlio, decise di unirsi all'esilio, sebbene non ne fosse obbligato. La reggenza dei Noldor fu dunque assunta da Fingolfin, e ciò confermò in qualche modo le menzogne di Melkor, benché fosse stato lo stesso Feanor a creare quella situazione con le proprie mani. Qualche anno dopo, Melkor, credendo di poter approfittare dell'amarezza di Feanor per impadronirsi dei Silmaril, si recò a Formenos, falsamente in amicizia, offrendogli il suo aiuto per fuggire da Aman. Tuttavia, pur con la sua astuzia, il Valar ribelle tradì la sua brama per i gioielli, e allora Feanor lo scacciò dalla sua dimora. Qualche anno dopo, come previsto dal loro verdetto, i Valar invitarono Feanor a Valmar per la grande festa del raccolto, affinché si riappacificasse con il fratello Fingolfin e avesse termine il suo esilio. Qui i due fratelli si abbracciarono e, almeno esteriormente, si riappacificarono, scambiandosi giuramenti di pace e amicizia. Mentre Feanor era assente e impegnato nei festeggiamenti per il buon raccolto, Melkor, insieme a Ungoliant, distrusse Telperion e Laurelin e, approfittando dell'oscurità, si diresse verso Formenos, dove uccise Finwë e rubò i Silmaril. Il dolore di Feanor per la scomparsa del padre e dei suoi gioielli fu così grande che giurò di vendicare le offese di Melkor, che per la prima volta chiamò Morgoth, ovvero Nero Nemico. Insieme ai figli si prestò ad un solenne e terribile giuramento, chiamando come testimone Ilúvatar. Giurarono che avrebbero dato la caccia a Morgoth, ritornato nel frattempo nella sua fortezza di Angband, e che non avrebbero avuto pace finché tutti i gioielli non fossero stati recuperati, e chiunque si fosse messo in mezzo, fossero stati orchi, elfi o gli stessi Valar, sarebbe stato considerato un nemico. Questo giuramento sarebbe stato fonte di terribili lutti, non solo per i Noldor, ma per tutti gli Elfi. Venuti a conoscenza del giuramento, i Valar inviarono un messaggero a Feanor per indurlo a desistere da questa impresa. Ma questi rispose rabbiosamente che i Valar non gli avrebbero impedito di vendicare l'affronto subito. Il messaggero ribatté che i Noldor erano liberi di seguire la propria strada, ma che i Valar non li avrebbero né aiutati né ostacolati in quella che ritenevano una follia. Feanor se ne fece una ragione, anche se convinto che i Valar avrebbero tentato di fermarlo, ed organizzò l'esodo della sua gente. Non avevano navi per raggiungere la terra di mezzo, Feanor li guidò ad Alqualondë, capitale dei Teleri in Aman, per chiedere che gli consegnassero le loro navi. I Teleri rifiutarono e Feanor ebbe un aspro diverbio con Olwë, il loro sovrano. Ciò non fece desistere i Noldor, i quali attaccarono i Teleri per impadronirsi delle navi. Fu un vero e proprio massacro, anche perché i Teleri non avevano altre armi che degli archi e qualche spada, mentre i Noldor, che da anni si preparavano a questo, erano quasi tutti rivestiti di corazze e armati di lucenti spade e lance.
Questo grave episodio, che in seguito venne noto come il fratricidio di Alqualondë, fu la prima occasione in cui gli elfi versarono il sangue di altri elfi nella terra benedetta di Aman, e fu la prima orribile conseguenza del giuramento di Feanor. Impadronitisi delle navi dei Teleri, i Noldor le condussero verso la terra di mezzo. Tuttavia, mentre navigavano verso nord, furono raggiunti da Mandos in qualità di araldo di Manwë, ed egli scagliò su di loro una terribile maledizione, conosciuta come la sorte dei Noldor, predicendo la morte e la rovina per i figli di Feanor e tutti i loro seguaci. Feanor andò comunque avanti, anche dopo che una tempesta affondò alcune navi e che suo fratello minore Finarfin, pentitosi delle azioni commesse, decise di tornare indietro con la sua gente ed impetrare il perdono dei Valar. Dopo una pausa, prima di arrivare alla terra di mezzo, si presentò il problema dell'Elcaraxe, una landa ghiacciata e inospitale. Feanor, resosi conto di non avere abbastanza navi per tutti, abbandonò le schiere sotto il controllo di Fingolfin ed entrò nella terra di mezzo con i suoi 7 figli e i suoi seguaci. Giunto nel Dor Yomin, all'Osgar, fece bruciare tutte le navi che aveva rubato e non mandò nessun aiuto a Fingolfin. Le navi segnalarono la sua presenza a Morgoth, il quale lanciò tutte le sue legioni di orchi contro l'esercito dei Noldor per ributtarli a mare. Tuttavia gli elfi, benché esausti, ebbero la meglio su tutte le schiere di Morgoth, sbaragliandole e costringendole alla fuga. Imbaldanzito da questa vittoria, Feanor cavalcò come un forsennato verso Angband, già pregustando la vendetta. Tuttavia, nella foga, si staccò dalla schiera principale e lui e alcuni dei suoi uomini furono circondati da Gothmog, il capitano dei Balrog di Morgoth, e dai suoi seguaci. Feanor combatté contro Gothmog, ma il Balrog lo ferì mortalmente e solo per miracolo i suoi figli giunsero in tempo con i rinforzi per salvare lui e i suoi uomini. Sebbene fossero riusciti a riportare il padre nel proprio campo e a prestargli le prime cure, le ferite di Feanor erano mortali e, maldicendo nuovamente Morgoth, prima di esalare l'ultimo respiro, esortò i suoi figli a tenere fede al giuramento e poi spirò. Feanor dunque non tornò più dalle aule di Mandos, dove il suo spirito si recò, e mai tornerà fino a dopo la Dagor Dagorath. Alla sua morte, i suoi figli si divisero tutto il Beleriand.